con il crollo delle richieste da parte della ristorazione, i limiti agli spostamenti tra comuni e regioni è diminuita la domanda di pesce fresco. A lanciare l'allarme durante il lockdown della scorsa primavera era stata Coldiretti Impresa Pesca dopo il blocco dell'intera attività della marineria. Ora, con il passaggio delle Marche a zona arancione, si registra un altro forte calo dei consumi, un fattore che a cascata si ripercuote su tutta la filiera, comprese le pescherie e i mercati ittici all'ingrosso. Il professor Corrado Piccinetti, direttore di biologia marina, ha confermato la difficoltà del settore. Il pesce in mare non è diminuito, continua ad esserci, c'è i suoi cicli biologici normali, continua a essere come al solito. Solo che c'è una variazione nel consumo, cioè tutta la ristorazione che non funziona non può comprare più il pesce e di conseguenza alcune specie che sono le più utilizzate dalla ristorazione, che sono i pesci più cari, quelli che non vengono più comprati, quindi c'è una diminuzione notevole, qualche volta anche fino al 50% di quello che è la vendita del pesce. Beh, 50% è un calo importante. Ma molto importante. Ecco che allora i pescatori non riuscendo più a vendere il pesce vanno di meno in mare, invece di andarci 4 giorni ce ne vanno 3, ce ne vanno 2, ce ne vanno diciamo il tempo necessario per poter vendere il pesce, però evidentemente questo comporta anche una diminuzione dei loro guadagni. Il ricavo lo devono fare con 2 giorni di pesca invece che con 4. Questo crea tutta una serie di problemi che sono la distorsione del mercato. La pesca, ha proseguito l'esperto, è diminuita non solo a Fano ma in tutta Italia ed è stato dismesso più di un terzo della flotta. D'altra parte il Covid ha imposto anche nuove modalità di lavoro, a partire dal distanziamento tra i marinai facilmente garantito dalle dimensioni delle barche. Questa mattina Paolo e Filippo ci hanno raccontato in che modo sta procedendo la loro attività, confermando che tra i pescatori non ci sono stati contagi da coronavirus. Se c'è la richiesta noi andiamo in mare sempre, perché sono dato i permessi anche per il sabato e domenica, ma sai, se la richiesta c'è andiamo, altrimenti cioè, al posto di fare 4 giorni abbiamo deciso di fare 3 giorni. È inutile che portiamo il pesce che poi dopo non lo pagano, anche perché è difficile anche per i pesci vendi, perché se non vendi, capito, il pesce. E poi tutto l'indotto che ne risente. A quante persone dà lavoro? Abbiamo 2 pescherecci, poi c'è la Vongolare, 15-20 persone, 25. 25 quindi, circa, sì. Quindi insomma tante famiglie che sì. vivono di questo. Sì. Anche lei è uscito in mare la notte scorsa, Filippo? Sì, sì, siamo usciti. Il prodotto c'è, perché tanto c'è, però tutta roba di che ultimamente non va. Vi preoccupa questa situazione? Un po' sì. Giustamente dicevamo anche prima, c'è chi sta peggio, scorso. Però andando avanti in questo modo. Sì, quello che mette paura, hai capito, non è tanto, cioè il problema è che c'è un'altra gente, dopo si riversa su di noi, esatto. Bene o male peschiamo, capito, riesce a pagare le spese, a pagare gli operai, cioè capito, non è, però se continua ancora così, capito, butti via un sacco di pesce.